giorno di quarantena. Il GES è politica. Il GES reagisce, deve entrare in campo a tutela dei molti lavoratori del nostro settore purtroppo poco tutelati, ora come in passato. C'è bisogno di azioni comuni per farsi ascoltare, avere indennizzi per i concerti saltati, garanzie per il futuro. Insieme a tutto il mondo del jazz ci mobilitiamo con la petizione Vele Suoniamo, attraverso cui chiediamo l'apertura di un tavolo di confronto intergovernativo. Un invito e un avvertimento, perché il jazz è intrattenimento, ma soprattutto lavoro. Lavoro per tutti noi.